tutto agganciato al fatto che in un caso si tratta di un divorzio consensuale, quindi senza alcuna resistenza, che vi siano i figli o che non vi siano i figli, in questo caso è assolutamente irrilevante allungare il termine. E nel caso di giudiziale, quindi nel caso dei 12 mesi, anche in questo caso la tutela dei figli viene preordinata con un provvedimento ad hoc da parte del Presidente, quindi secondo me è assolutamente forzoso e anche forzato una presentazione di un emendamento che tendenzialmente vuole andare a tutelare i figli e invece in realtà vuole solamente allungare i termini di un processo che nella stragrande maggioranza dei casi è un processo ormai irreversibile di scioglimento del matrimonio. Grazie onorevole Vazio. È iscritta a parlare la deputata Roccella, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, anch'io voglio sottoscrivere questo emendamento perché tra l'altro, come è stato già ricordato, la differenziazione quando ci sono figli era già nel testo che era stato votato dalla Camera. Al Senato il testo è stato notevolmente peggiorato, anzi do atto al mio gruppo di aver lavorato e di aver ottenuto anche un miglioramento nel peggioramento, perché si voleva abolire completamente il periodo di separazione e tra l'altro ricordo che la Corte Costituzionale di fronte alla richiesta di equiparare il regime della famiglia alle convivenze ha risposto negativamente, sempre facendo leva sulla stabilità del nucleo familiare, su caratteri di stabilità o certezza e della reciprocità e corrispettività dei diritti e doveri che sono propri della famiglia legittima, mentre le caratteristiche di certezza e stabilità non sono nella convivenza, e ricordando sempre la Corte Costituzionale che la coabitazione può venire a cessare unilateralmente in qualsivoglia momento nel caso della convivenza. Quindi la caratteristica del matrimonio e della famiglia è proprio la stabilità. E mi sembra tanto più dover sottolineare questo elemento quando ci sono i figli. Se noi non vogliamo fare una differenza, ma neanche a livello di principio, su una famiglia con figli e una famiglia senza figli, di che cosa abbiamo parlato anche semplicemente l'altro giorno quando abbiamo votato le mozioni sulla natalità? È evidente che se non facciamo almeno questa differenza, non introduciamo nessun principio di tutela a livello, insisto, di principio per i figli. Quindi, pur appunto dando atto al mio gruppo del lavoro svolto al Senato, io voglio sottoscrivere questo emendamento e voterò contro il disegno di legge. Grazie onorevole Roccella. È scritto a parlare a titolo personale il deputato Fabrizio Di Stefano. Prego, ne ha facoltà. Grazie signor Presidente. Signora Presidente. Signora grazie. Presidente. Signora Presidente. Grazie signora piano Presidente. Piano ci facciamo tutti l'abitudine. Prego. Grazie signora Presidente. Il rispetto che lei chiede giustamente nella mia terminologia è lo stesso rispetto e la stessa tutela, anzi ancora maggiore, che poi questo emendamento chiede con chi è più debole, perché lei dal suo scranno giustamente mi può riprendere il minore che invece in questo provvedimento non viene tutelato, non può richiamare nessuno di noi e dire che questa legge non lo tutela. Ed allora io è per questo che chiedo di sottoscrivere questo emendamento e i successivi che sono in discussione, in dissenso dal mio gruppo, ancor di più dopo aver sentito l'intervento precedente che diceva che saranno pochissimi casi che possono interessare qualche minore. Fosse anche un solo caso di un minore interessato da un provvedimento